Nella prestigiosa cornice dell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, domenica 27 maggio si è svolto l'ACCP Aretusa Show, un grande evento cinofilo riservato a mastini, molossi e molossoidi. Oltre 140 cani in gara provenienti da diverse regioni d'Italia, tutti di alto livello qualitativo, con soggetti plurititolati e apprezzati anche fuori da confini italiani. In palio ricchissimi premi grazie alla presenza di numerosi sponsor. Il Best in Show è stato vinto da Menas Dark California, plurititolata femmina di American Pitbull Terrier, secondo posto per Pericle, uno statuario alano, terzo posto per Malon, un bel maschio adulto di dogo argentino. Grande successo per questa tappa siciliana per un campionato che si articola in ben 13 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. L'Associazione Culturale Cani da Presa nasce 25 anni fa e nasce in un momento in cui le razze da presa, l'American Pitbull Terrier in particolare, era un cane considerato demonizzato e considerato un cane estremamente pericoloso. L'associazione nasce proprio per tutelare questa razza e devo dire che con il lavoro fatto in questi anni ha cercato di promuoverne l'immagine non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, promuovendo tutta una serie di eventi, manifestazioni cinofile tipo quella che si tiene oggi qui a Siracusa e tutta una serie di incontri anche di carattere culturale e formativo per far conoscere al grande pubblico questa razza nei suoi aspetti, diciamo, corretti e giusti, quindi una razza assolutamente affidabile se gestita da proprietari responsabili e corretti. L'Associazione Culturale Cani da Presa organizza un campionato a tappe ormai da oltre 20 anni, si tratta di 13-14 tappe che si sviluppano su tutto il territorio nazionale e di queste tappe ben 4 nel 2018 si svolgono in Sicilia, quella di Siracusa di oggi è una delle 4. Oggi abbiamo ben 140 cani iscritti, sono un bel numero per essere una prima volta a Siracusa, abbiamo la presenza oltretutto di razze anche rare, abbiamo il cane di Mannara che ci fa piacere far conoscere al grande pubblico questa razza siciliana, abbiamo bulldog francesi, abbiamo American Bully, abbiamo American Staffordshire, abbiamo alani, corsi e poi la stragrande maggioranza è fatta da American Pitbull Terrier che hanno oggi una speciale e Staffordshire Bull Terrier con il settimo trofeo Joseph Dunn che è giudicato oggi da una importantissima allevatrice olandese, Bianca Jansen, che è conosciuta a livello internazionale, un giudice veramente molto stimato e apprezzato in tutto il mondo. Oggi abbiamo in gara anche i cuccioli a partire dai 4 mesi di età e la cosa bella è che abbiamo anche la gara Junior Handler, cioè dove i bambini presentano al guinzaglio i loro cuccioli ed è a nostro avviso un bel modo per avvicinare i giovani alla cinofilia e per far iniziare un percorso in ambito espositivo con il piede giusto, con uno spirito sportivo e competitivo sì, ma sempre con il massimo della correttezza e della sportività. Un successo reso possibile dal grande impegno organizzativo dai ragazzi dell'ACCP Team Siracusa, che ha lavorato ben 4 mesi alla preparazione dell'evento in collaborazione con l'Associazione Culturali Cani da Presa ASD, l'ACCP Team Sicilia e la rivista Cani da Presa Magazine. Abbiamo tentato e effettivamente il risultato c'è stato con 130 cani iscritti e la cosa più bella è che parecchie razze sono affluite a questo evento e le risposte sono positive. I partecipanti provengono da tutta Italia, ovviamente soprattutto dalla Sicilia, ma il nostro orgoglio è che appunto grazie ai giudici stranieri internazionali, tra cui Bianca Jansen, Ivan Arnies, Giovanni Dumminelli, abbiamo raggruppato un bel po' di soggetti provenienti appunto da tutta Italia. Perché il triangolo verde dell'ippodromo? Perché è una bellissima location sul prato con l'ippodromo del Mediterraneo come sfondo e insomma abbraccia un po', diciamo, la natura del cane e il verde che c'è nella location. Oggi tanto sole, c'è il caldo di Sicilia, tanti problemi organizzativi o no? Devo dire che non ci sono stati poi tanti problemi organizzativi perché il team Siracusa è stato veramente in campo, ha preparato e ha organizzato questa bellissima location con dei gazebi che sono a supporto di questa giornata afosa, direi.
Poi per il resto i partecipanti sono stati bravissimi, hanno collaborato, le iscrizioni sono pervenute in tempi utili, a me facili per l'organizzazione dei moduli. La partecipazione è stata arricchita dalla presenza di numerosi giudici stranieri. L'associazione conferma la tutela e la promozione di molte razze, in particolare presenti il cane corso italiano e anche il cane di Mannara. Questo è un famoso cane di Mannara, uno delle 7 razze siciliane che noi abbiamo in Sicilia e che purtroppo sono tutte in via d'estinzione. Qualcuno è stato salvato, tipo il Cineco dell'Etna, tipo lo Spino degli Blei, grazie al lavoro di Giovanni Tubinelli. E adesso l'associazione Samannara sta, io qui sono a livello personale, non come associazione, perché ci vuole il permesso per l'associazione, stiamo cercando di salvarlo. Noi in provincia di Siracusa ne abbiamo 20 esattamente, la maggior parte sono a Sortino, di proprietà di Francesco Magnano, io ne ho 3 e poi un'altra signora a Siracusa ne ha un altro. Il cane è nato, è di stirpe antica, così come il Cineco dell'Etna, ed è nato come funzione appunto quella di guardare le mandrie, infatti si chiama Mannara, che deriva dalla mandria. Mi sono innamorato di questa razza circa 3 anni fa, l'ho cercata ardentemente e sono riuscito, grazie al veterinario Dario Davino, ad avere il nominativo di Francesco Magnano, che è un allevatore di Sortino. È entusiasta anche la giudice FCI olandese Bianca Jansen, che ha giudicato il 7° trofeo Josef Dan e con gli organizzatori per l'allestimento e la coreografia e l'organizzazione nel suo complesso, che ha definito davvero impeccabile. Ha apprezzato anche i soggetti di altre razze in gara, eccellenti, e il suo grazie per una giornata ricca di emozioni nella fantastica isola siciliana ai nostri microfoni. Buongiorno. Tutti questi cani hanno in comune grandi capacità fisiche per la performance da affrontare oggi e dall'altra parte, per quanto riguarda il carattere, loro amano davvero molto le persone. Quindi i proprietari devono essere pronti a fare molti sforzi per far sì che riescano sia bene fisicamente e allo stesso tempo diventino i migliori compagni che si possa desiderare, ma sono come ogni cane, ovvero non per tutti. Quanto manifestazioni e eventi di questo genere servono a promuovere, a valorizzare, a dare una visione diversa del cane da presa? Penso che siano importanti questi eventi perché il pubblico può venire direttamente a contatto con questi esemplari di cani. Purtroppo i media danno un'immagine di queste creature non corretta. Oggi si può vedere come sono ben educati e allenati. Sono qui da un paio di ore, ma il tempo è meraviglioso. Amo davvero gli italiani. Sono già stata qui e non vedo l'ora di vedere più della vostra bella Sicilia.